poi vi volevo dire che vi ringrazio molto a nome del personale di Giuseppe della vostra presenza e della vostra compartecipazione emotiva, perché veramente si è sentito che avete partecipato a quello che noi abbiamo fatto e avete creato un'atmosfera. L'abbiamo creata anche noi, ma per conto vostro l'avete creata anche voi. Un pubblico speciale che non dimenticheremo. Grazie ancora. Ringrazio ancora i musicisti e vi do appuntamento al prossimo concerto, che è del 9 dicembre. 9 dicembre è dedicato interamente alla voce, al canto, e ascolteremo il canto sia nella versione corale che in quella solistica. Anche qui barocco e oltre, partiremo dagli inizi del barocco, quindi diciamo da un tardo rinascimento, molto tardo rinascimento, fino ad arrivare però all'opera lirica per eccellenza, quindi quella del grande Ottocento italiano. Penso che sia preparato questo il soprano, quindi faremo una carrellata storica di come evolve lo stile vocale attraverso appunto un paio di secoli, diciamo così. E grazie a voi, perché se non avessi l'appoggio di artisti meravigliosi che vengono qui a suonare, a raccontare, a raccontarsi anche, ovviamente non potrei fare nulla, perché come dire, mi metto a capo di qualcosa, seguitemi, in giro non c'è nessuno, non si va da nessuna parte. Allora, il concerto prossimo è veramente interessante perché mi coinvolge in prima persona, coinvolge dei miei amici che seguono il mio delirio una volta, due volte, tre volte a settimana, cioè il coro Sinergie d'Arte. È un coro giovanissimo, quindi è un coro veramente, neanche un anno di vita, compieremo un anno a gennaio, sì, a gennaio, diciamo a gennaio. Quindi vediamo che con l'influenza, vedremo che cosa è successo, influenza e non. E poi ci sono delle voci giovani, noi le abbiamo qua in prima fila, che è un mezzo soprano con tanta voglia di crescere, e poi avremo un soprano, un altro, e poi un altro soprano che è allieva del primo, insomma è una cosa abbastanza elaborata. Poi avremo la musica popolare di lusso, la musica popolare napoletana, però in chiave colta, quindi è un concerto un po' particolare, e poi ci daremo gli auguri di Natale, perché siamo già in epoca, no? Siamo già entrati nell'avvento, quindi non siamo fuori luogo. Allora, vi aspettiamo il concerto del 9 di dicembre e restate con noi, sempre a quest'ora, sempre su questa rete. Grazie di essere venuti, a presto, arrivederci.